l'European Association Communication Director è un'organizzazione che raduna i direttori della comunicazione di tutte le aziende, di tutti i settori, è rappresentata in tutti i paesi d'Europa e in Italia abbiamo circa 70 soci che vengono da tutte le maggiori aziende del settore e si occupa della comunicazione aziendale, istituzionale e quindi di avviare dei processi di comunicazione che siano in linea il più possibile appunto con quelle che sono le modalità più moderne della comunicazione stessa. Ecco, oggi si parlerà di gestione della comunicazione in tempo di crisi. Sì, la corporate social responsibility è una delle cose che viene chiamata, le aziende oggi vengono chiamate a gestire e in tempo di crisi potrebbe trovare anche probabilmente dei problemi appunto di sostentamento in questo senso qua, mentre credo che un buon comunicatore debba gestire da un lato la crisi ma dall'altro le opportunità che poi a livello generale si vengono a realizzare nei mercati in generale, nella percezione delle aziende e quindi anche in quello che è il sostegno a attività di ordine più sociale che non solamente di business, quindi non solo filantropiche ma anche progettuali in qualche maniera. Quindi in qualche modo è il rovescio della medaglia, il momento di crisi è anche un momento che può liberare nuove energie? Potrebbe liberarle ma potrebbe anche in qualche maniera cercare di tenerle, di rimanere soldi a sufficienza perché un'impresa oltre al business investa anche nel contesto in cui vive, quindi nell'ambiente, nella società in genere.